Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione, però questa volta raga non sarò qui a provarvi qualcosa di proteico o di fit, ma vi proverò un po' di gelati e non solo. Ho voluto fare un video misto, fatemi sapere se vi può piacere. Lo so, non è una novità, sicuramente non per voi che arrivate sempre prima di me. L'anno scorso io lo vedevo spopolare nelle stories, ma non sono riuscita mai a trovarlo. L'ho trovato una settimana fa al Conad e l'ho voluto subito prendere. Magnum al pistacchio, gelato al gusto di pistacchio, Magnum l'ho detto, ricoperto di cioccolato al latte e di pezzetti di pistacchio. Assaggiamo. Sento solo l'esterno, si presenta così, oh. È molto verde, cioè non è quel verde forte come si vede sulla confezione. Fuori non è proprio tanto al latte, perché il pistacchio non lo sento. Raga, io vi giuro che sento solo l'esterno, l'interno non si sente. Ma sono io. Mo si sente. Raga, molto lieve. Avrei preferito esternamente più una copertura proprio al latte, ma no con questa punta comunque di amaro, di fondente, anche perché camuffa tantissimo il gusto proprio del pistacchio, cioè non è proprio inesistente. Solo quando ovviamente mangiate la parte interna, allora un pochino di pistacchio si sente, però non mi fa impazzire. Voi l'avete provato? Fatemi sapere cosa ne pensate. Il mio voto da 1 a 10... 3,5, 4. Ci vediamo con la seconda recensione, sicuramente mi vedrete cambiata. Siamo questa volta, lo so che è una novità, in casa Mulino Bianco, baiocchi, biscotto con cremoso gelato con nocciole e cacao. Che poi una cosa voglio dire, comunque suppongo che sia, madonna mia, adesso sarò a vedere una stupidaggine, il primo gelato Mulino Bianco. Ho detto una stupidaggine? Secondo me no, perché io è la prima volta che vedo un gelato Mulino Bianco. Sì, non sto dicendo nessuna stupidaggine. Comunque, quindi giustamente partiamo con un po' con il classico baiocchi. Però, visto che quest'anno sono usciti quelli al pistacchio, cioè immaginate i baiocchi al pistacchio gelato. Cioè, non so se mi spiego. Allora, all'interno ce ne sono due, ci sono 4 pacchetti con all'interno due gelati. E andiamo ad assaggiare. Maro, com'è bellino un po'. Così sto. Eccolo qua. Assaggiamo. Qua è buonissimo. Nulla di particolare di nuovo, perché alla fine è un gusto molto semplice, però la consistenza del biscotto fuori mi piace tantissimo. Lo preferisco molto di più a quello Magnum che abbiamo provato prima, per me ieri. Buonissimo. Anche perché fuori non è quella consistenza, diciamo, molla, no. È proprio quella sensazione proprio di biscotto vi dà. Provo questa novità? Assolutamente sì. Buono. Ovviamente fatemi sempre sapere se questa tipologia vi piace, così bella mista. Se ovviamente l'avete provata, cosa ne pensate? Io ho provato anche biscotti al pistacchio, la super novità, vi lascio il video giù nell'info box. Io con l'ultimo pezzetto vi dico che è veramente molto buono. Vado a posare il gelato in freezer, ci vediamo con la terza recensione. Allontaniamoci un po' dai gelati, ma dopo proviamo l'ultimo. Non potevo non prendere la novità in casa, Cameo.
In qualsiasi video, anche nei video recensioni degli alimenti proteici, spesso vi dicevo: mamma mia, questo somiglia ai Mumu. Io l'ho sempre chiamato Mumu, però si dice Mumu. Sì, oh? Però questa volta ci sono sopra i confetti, quindi simili Smarties. Io non vedo l'ora di provarli, quando ero piccola era la mia merenda preferita, insieme ai fruttolo e insieme anche a quello yogurt che secondo me è sempre Nestlé, che ha sia tipo gusto yogurt bianco che anche a fragola e se non mi sbaglio l'hanno fatto anche a banana, che aveva tutti questi Smarties. Che ricordi? Ah! Ok, vado ad aprire. Io mi posso gasare per queste cose? Ovviamente non ci resta che assaggiare. Niente di che. Cioè, sono buone. Però vi devo dire, il gusto è molto delicato. Prima era molto più stucchevole, era molto più forte, invece adesso no. Il cioccolato si sente, ma è veramente lieve. Infatti, sta scritto gusto vaniglia. Prima, invece, vi parlo di tanti anni fa, era molto più cioccolatoso, si sentiva proprio quel sapore di cioccolato, invece no. Si sente molto, molto, molto di più la vaniglia che il cioccolato, infatti proprio per questo è molto delicato. Nulla di particolare, anzi, l'ho trovato molto diverso, però ragazzi, è una novità che devo provare. Fatemi sapere se voi l'avete provato. Andiamo con la quarta recensione, che sarebbe anche l'ultima. Questo so che è una novità, almeno da me non l'ho mai visto, quindi per me è una novità. Gelato al gusto vaniglia con biscotti al cacao magro rotti in piccoli pezzi. Infatti non ci sono proprio tanti 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 pezzi al suo interno, però andiamo ad assaggiare. Dai, è buono. Mi ricorda un po' il gusto stracciatella. Non è tanto stucchevole. Si sente ovviamente di biscotto. È buono. Non è male. È veramente piacevole. Non me lo aspettavo. Buono, vi consiglio di provarlo perché se siete un amante degli Oreo, questo secondo me vi può piacere, anche se ce li sbriciolate voi un paio sopra, secondo me top. Quindi, ovviamente i miei preferiti sono stati Baiocchi, Gelato Oreo e proprio alla fine proprio il Magnum. Cioè il Magnum mi ha deluso veramente tanto, tanto, tanto. Non avevo delle aspettative altissime, però sinceramente non me l'aspettavo così. La novità di questo video mi è andato bene, quindi fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, quindi di prodotti misti. A me sinceramente è piaciuta, quindi fatemi sapere un po' voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!